Esordio con gol per Mario Pacilli che spinge il Taranto verso il successo, il terzo nelle prime 5 giornate. Suo il gol che sblocca il punteggio nella ripresa, poi ci pensa Giovinco a mandare il match in archivio. 3 punti meritati per gli uomini di La Terza contro un Latina generoso e Maidomo. Il Taranto è organizzato, La Terza torna al 4-3-3 dovendo rinunciare a Diaby, Versianti e Zullo, tutti infortunati. In avvio gli ospiti in maglia bianca partono con il piglio giusto, al terzo la botta di Amadio è respinta con il volto da Civilleri. Al 17 Di Livio, figlio d'arte, conclude dal limite, fuori misura. Il Taranto si fa vedere dopo 22 minuti, il cross di Pacilli per la testa di Saraniti, lo stacco è perfetto, la mira non altrettanto. Alla mezz'ora Giovinco in diagonale impegna Cardinali per la prima vera parata della gara. Al 41esimo il Taranto è ancora pericoloso con Pacilli che da terra serve la corrente, Giovinco che in corsa a raso terra impegna severamente l'estremo difensore Pontino. Nella ripresa dopo 2 minuti Rosseti per i nerazzurri si fa pericoloso, ma il tiro è alto. Al 7° uno striscione in curva sud, dove ci sono i tifosi del Latina, gli applausi del pubblico dello Iacovone, giustizia per le vittime dell'Ilva. Al 16° il Taranto passa in vantaggio, Pacilli sfrutta un assist dalla sinistra sul secondo palo, anticipa il suo diretto marcatore e batte Cardinali per l'1-0. Dopo 6 minuti il gol del raddoppio, tutto nasce da una triangolazione sulla corsia mancina. Civilleri, Giovinco, palla in area di rigore per Saraniti che scodella in mezzo per Giovinco che al volo sotto la traversa batte ancora Cardinali 2-0 e 3 punti in cassaforte. Il Latina però non si arrende e quasi al 90° centra il palo con Rossi con un tiro dall'interno dell'area di rigore. Il Taranto vince 2-0 e con 10 punti in classifica e sulla piazza d'onore.